Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi siete mai chiesti come mai i nostri file immagine sono immagazzinati sui nostri dispositivi con diverse estensioni, come per esempio i formati PNG e JPEG? E qual è la differenza tra loro? A seconda dei vari metodi di acquisizione immagini utilizzati, come l'utilizzo di smartphone e fotocamere, i file derivati avranno un formato diverso l'uno dall'altro. Nel video di oggi vedremo infatti quali sono le più marcate differenze tra le varie estensioni e alla fine del video vedremo come recuperare le nostre immagini tramite il software Recoverit di Wondershare, uno dei migliori programmi in circolazione per il recupero dei dati. Prima di continuare lasciate un mi piace al video ed iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri tutorial. Cominciamo. Parte 1. Perché ci sono così tanti formati di immagine diversi? Ora, prima di approfondire diversi tipi di formato di file, immagine, capiamo perché ce ne sono così tanti diversi. I dispositivi digitali comprendono solo il codice binario 1 e 0. Non sono quindi in grado di capire veramente cosa sia un'immagine e quindi file di questo tipo non possono essere definiti immagini. L'immagine deve essere quindi convertita in codice per essere memorizzata in un formato digitale. Ma perché ci sono così tanti formati di file? Bene, le fotografie possono avere una quantità enorme di dati al loro interno e questo può rendere le dimensioni dei file molto grandi, il che non è sempre molto pratico. Molti formati comprimeranno i dati in file. Ciò nonostante, mentre alcune compressioni colpiranno tutti i dati, alcuni formati durante la compressione possono portare alla perdita di dati che si traduce in pixel, che a tutti gli effetti saranno lasciati fuori dai file per ridurne la dimensione. C'è poi anche la questione di compatibilità, in quanto non tutti i dispositivi sono in grado di leggere determinati formati di file. Quindi, ora che sappiamo perché le immagini devono essere memorizzate con un formato dedicato, familiarizziamo con i diversi tipi di formato utilizzati per l'archiviazione digitale di immagini. Formato 1, JPEG. JPEG prende il nome dal gruppo di esperti di fotografia che originariamente hanno sviluppato il formato. Formato che, ricordo, è il più utilizzato per memorizzare le immagini, in quanto supportano praticamente tutti i dispositivi digitali e funzionano molto bene. JPEG è però un formato che può perdere i dati. Formato 2, JPG. JPG è in realtà il formato JPEG e non c'è la minima differenza se non la mancanza della lettera E. Quando JPEG è stato sviluppato per la prima volta, Windows poteva accettare solo 3 caratteri per l'estensione di un file, quindi JPEG doveva essere accorciato in JPG. Da allora però le cose si sono evolute e ora Mac e Windows sono in grado di visualizzare un file con più di 3 caratteri ed è per questo che a volte possiamo vedere JPEG così come JPG, ma entrambi sono in realtà lo stesso formato. Formato 3, GIF. Se siamo appassionati di social media e amiamo la condivisione di meme su piattaforme del calibro di Twitter o Instagram, allora già sappiamo cosa sono le GIF. A differenza del JPEG, il formato GIF è un'estensione la cui compressione non porta alla perdita di dati, se parliamo di pixel. Originariamente sviluppato per creare prodotti di grafica e loghi piuttosto che fotografie, i file sono in grado di memorizzare fino a 256 colori diversi contro i 16 milioni di colori che riesce a memorizzare il formato JPEG. Il formato GIF consente di salvare più immagini all'interno di un singolo file, che vengono quindi collegati in loop per creare un file animazione che è più comunemente visto in questi giorni sui social media. Formato 4, PNG. Le immagini PNG di solito hanno uno sfondo trasparente. Queste immagini memorizzano oggetti come loghi e banner che devono essere visualizzati su un altro strato colorato in modo diverso. Ora, poiché i PNG hanno uno sfondo trasparente, la combinazione di colori non perde alcun dettaglio. Inoltre, i file PNG non subiscono perdite di dati, quindi anche se li modifichiamo e comprimiamo non perderemo la qualità delle nostre immagini. Le PNG sono essenzialmente un'alternativa migliore alle GIF in termini di grafica, poiché memorizzano più colori ed è compresso in modo più efficiente. Tuttavia, a differenza delle GIF, le PNG non consentono animazioni. Formato 5, BMP. I file BMP, più comunemente noti come immagini bitmap, sono un formato di file immagine di Windows che memorizza i dati sotto forma di piccole griglie rettangolari. I file BPM sono in grado di memorizzare dati con profondità di colore 16, 24 o 32 bit. Di solito i file bitmap hanno una dimensione relativamente più grande ma possono essere compressi senza perdere qualsiasi qualità. Formato 6, TIFF. TIFF è un tipo di file che principalmente si concentra sull'essere di alta qualità ma non è un file molto comune. Non perdono di qualità se li si copia, li si risalva o comprimiamo. Tuttavia il motivo per cui i TIFF non sono comunemente usati è perché possono essere molto pesanti e quindi rallentare per esempio un sito web. Formato 7,
7 PSD. PSD è l'abbreviazione di documenti Photoshop. I file PSD vengono utilizzati per archiviare progetti Photoshop e possono essere solo aperti se il nostro computer ha Photoshop installato. In generale, le persone come i designer usano documenti PSD per condividere i loro progetti con i loro team. I principali vantaggi sono quelli di poter salvare strati separati e componenti d'immagine, così come le modifiche apportate. Formato 8, RAW. Molte fotocamere digitali e smartphone oggi offrono la possibilità di salvare le immagini in JPEG o RAW. Ora, quando scattiamo una foto, c'è un'enorme quantità di dati che viene registrata dal sensore. Se stiamo salvando in JPEG, la fotocamera scarterà gran parte di quei dati che non sono visibili ad occhio nudo. RAW, tuttavia, è la versione meno elaborata di un'immagine digitale e conserva tutte queste informazioni. Di solito i fotografi preferiranno catturare immagini in un formato RAW, in quanto offre loro molto più spazio in termini di editing durante la post-produzione. Possono colorare l'immagine in modo molto più efficace utilizzando software come Lightroom e quindi rendere l'immagine RAW molto più visivamente accattivante. Tuttavia non è facilmente accessibile senza un software di editing specializzato. Quindi i fotografi di solito salvano l'immagine modificata in un formato molto più standardizzato come JPEG. Questo perché molti produttori di fotocamere svilupperanno effettivamente le proprie versioni dei formati RAW per soddisfare al meglio le loro esigenze e per una maggiore sicurezza. Ad esempio, le fotocamere Canon che scattano in formato RAW salveranno le loro immagini in CR2 o CR3. Parte 2: recuperare foto con Wondershare Recovery. Se dovessimo accidentalmente perdere le nostre foto, qualunque siano i loro formati, possiamo provare a recuperarle con Wondershare Recovery. Recovery è uno dei più efficienti software dedicati al recupero e ripristino dati. Consente il recupero di file di diverse estensioni e dimensioni, dai file MP4 ai file PDF. In descrizione potrete trovare il link per il download del software, che ricordo è disponibile sia sui sistemi Windows che su quelli Mac. Vediamo insieme come recuperare i nostri file perduti. Apriamo Wondershare Recovery e selezioniamo dall'interfaccia principale un dispositivo sul quale vorremmo effettuare la scansione, ad esempio una chiavetta USB o un hard disk. Clicchiamo su Scansiona per avviare appunto la scansione. Il programma cercherà i file che sono stati cancellati dal nostro dispositivo di archiviazione. Possiamo scegliere di arrestare la scansione in qualsiasi momento nel caso avessimo già visto nell'elenco i file che ci interessa recuperare. Quindi premeremo sul pulsante pausa. A questo punto, per recuperare i file che ci interessano, dovremo porre una spunta nell'apposita casella a fianco al nome del file. Possiamo selezionarli tutti oppure solo alcuni. E poi premere sul pulsante recupera. Scegliamo quindi la directory dove salvare il nostro file recuperato. Possiamo anche creare una nuova cartella. Ora premiamo su recupera. I file che sono stati recuperati verranno salvati all'interno di questa cartella. Se andiamo a riprodurre il file che abbiamo recuperato, possiamo verificare l'effettivo funzionamento. Il video termina qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Prima di lasciarci, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri contenuti. Alla prossima!